Freedom! Freedom was Jacopo and I was. Grazie, siamo qui al Cairo per presentare, siamo proprio sotto la Sfinge, la nuova serie di Freedom. C'è il professor Awas, ci sono io e attenzione, vieni, c'è anche Omar. Eccolo qui, tutti insieme per questa nuova avventura. Grazie professore. Grazie. Amici di Sorrisi, ben trovati, siamo qui sotto la Sfinge, vicinissimo proprio per vederla da vicino, per raccontarla, e sarà uno dei momenti che vivremo insieme poi durante la serie di Freedom su Rete 4. Oggi solo colleghi giornalisti per anticipare tutto quello che avverrà nella prossima stagione. Ci saranno sorprese e novità. Stiamo per entrare nella piramide di Cheope, sarà una prova anche un po' fisica, niente di trascendentale, ma sicuramente non facile come quella della Sfinge. Sappiate amici di Sorrisi che porterò su con me anche un giornalista di Sorrisi, si chiama Solange e vedremo che figura farà. Poi se torna soprattutto. Se torna ve lo racconterò. Vado? Aspetta, mi vado avanti un attimo. Andiamo avanti uno di loro? La guida turistica, ma insomma cerco di... Benvenuti nella piramide di Cheope. Cheope è il primo faraone della quarta dinastia in grado di costruire una cosa di questo tipo. Risale circa al 2400 a.C. 2400. La strada che abbiamo appena fatto è stata scavata con la dinamite da chi voleva entrare, e tra l'altro ha fatto anche un altro danno sopra che vi farò vedere. Quello che vedete qui dietro Omar è il condotto principale, che è stato poi chiuso con blocchi di granito mano a mano che uscivano, in modo tale da renderlo inaccessibile. Lì sotto c'è un altro tunnel che scende per molti metri e arriva in una stanza cosiddetta incompiuta, sì, perché questa piramide, pur avendo il volume di 6 volte San Pietro, contiene solo 3 stanze. Per questo si continuano a cercare con strumenti sempre più sofisticati, perché è come una montagna, degli altri bagni all'interno. Ne è stato trovato uno e dopo vi faccio vedere dove. Adesso noi, stanno uscendo gli ultimi turisti perché hanno chiuso per noi, ma qualcuno era ancora dentro, faremo questo tunnel, è circa 1 metro per 1 metro, lungo poco più di 20 metri. Una preghiera, non ve lo ridico dopo, ma se volete ve lo ricordo. Dovremo scendere come saliamo, nello stesso verso, perché provare a scendere con la faccia in avanti vi massacra le gambe, sì, dovete proprio scendere a ritroso, mentre adesso saliremo così. Mi raccomando, piegatevi bene perché è un attimo a dare una craniata, e dato che è pietra che sta qui da migliaia di anni, non cede, è facile che ceda al nostro cranio.